Sbard, ho delle robe incredibili per te. Sei proprio bravo a lanciare quelle Al carte. momento ho altri interessi, Jack. No, bro, ma come puoi rifiutare delle magie cinesi da No, un dai, dollaro? allora arrivo. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con lo zio Sbard e andremo a testare ancora una volta magie cinesi da un euro. È arrivato di nuovo quel giorno. Questa serie vi sta piacendo, non so perché. Bro, Vai, iniziamo? vai. Allora, smanetta un po', mescola. Mescolo. Usiamo Io come prendo sempre. questo. No, bro, ho già capito. Ho già capito. Io Però mancano parti, manca prendo qualcosa. questo. No, che figo, questo so, Questo. so cos'è. Sì, l'ho capito anch'io. Però ma a me manca qualcosa. Perché non è quello dei dadi, questo? Non lo so, bro. Bro, che cos'è sta roba? Cioè, no, te adesso renditi conto, Jack. Eh? Che qui. Ah. È marcissimo. Guarda, guarda. Cioè, faccio Bro, ma vedere. che cos'è sta Sai che è roba? tutto speccato? Comunque, apriamoli. Allora, questo. Guarda, perde pezzi già. Che Cioè, schifo. io ho capito qual è, ma non lo so fare. Se tu Io sei. sì, ho capito qual è. Ok. So anche farlo, a differenza tua. Però È aspetta, quello. bro. No, cioè, che è questo, ho capito, no? È quello che si fa così. Esatto. Però. Cosa fai? Non Un funziona attacco niente. d'ira, sai? A vedere sta roba. Bro, ma ti pare? Ma bro, si è già richiuso. Apri sta porcata. Bro, per cosa annusi? No, non si apre, Jack. Ma allora serve È qualcos'altro. andato questo. Ma fa schifo. Ma è una porcata. Cioè, o che fai così, tipo c'è una moneta, Sì. e tu dai il colpo. Sì, e lei entra. E Palesemente lei entro. Che entra. gioco di me. Allora, questo è quello che utilizza la paddle move, no? Sì. Che è quella del famoso Innanzitutto. accendino Bic Cherry, Esatto, come si è? innanzitutto cos'è sta roba? Cos'è? Cioè. Qua c'è anche la gomma, il gomino. Allora, tipo. Perché c'è una linea? Quello che non capisco. Ma no, perché secondo me questo va tolto, bro. Guarda. Ah, è vero, è vero, ti fa capire cosa Sì, ma devi che fare. schifo è. Cioè, è terribile. Allora, questo va tolto. Vai. Ok, top. Bene. Vai, Jack, ce la puoi fare. E va. Bello Guarda che pulito. roba. Guarda qua, che schifo, sei i truzzoli, diciamo. Cioè, bro. Vediamo un po' la scena. Ora fai attenzione, io scrivo delle 3x da un lato all'altro. Sì. La cosa particolare è che se io ne tolgo una, basta Yes. schioccare le dita che sia da un lato che dall'altro sparisce Ah, una. figo, Però figo. se io ne tolgo un'altra, Sì. sia da un lato che dall'altro, tolgo Sei un'altra. un Ne dragone. posso Sei un togliere ancora dominatore. una. Domina Domino tre le X. X. Basta schioccare le dita che da un lato e dall'altro scompare. Però la cosa particolare è che basta fare un gesto che le X Bello però. tornano. Questo è bello, dai, ci Figo, sta. A no? me è piaciuto. Cacchio, fighissimo per 6 Sì, per centesimi. 6 centesimi sto pennarello, una volta che lo usi una Devi volta. buttarlo. Sì. Se da un lato c'è scritto bestia e dall'altro lato c'è scritto bestia, se io Sì. cancello la B di bestia, ti rimane estia e anche dall'altro. Però se cancello tutto, scompare totalmente bestia. Bellissimo, Zach. Questo me lo porto a casa. Pesca qualcos'altro. Il mio è Magic Moving Images. Senti che inglese. Animated Optical Illusion. È un international best seller. Vabbè, sicuro. Il mio si chiama Bounce No Bouncing Ball. Sì, butta via già le Già istruzioni, le non istruzioni non servono. servono a niente. Io adesso voglio imparare a Totalmente a usare caso. questo gioco. Bounce No Bounce. No, bro, ho Aspetta, io non capito. sto capendo come Ho funziona. Vai. capito. È trashissimo. Vai. Qui ho una pallina che vedi che rimbalza. Sì. 100%, sì. Cento Tac. Fallo tu. per cento. Vabbè. Non rimbalza, bro. Che figata è? Però se provo Fighissimo. io, ovviamente rimbalza. Sei un pazzo, Jack. Che Jack, trash. non lo farei neanche se tipo No, no, mi è fermo quando te la terribile. rischi. Non è quello. Raga, sono Allora. due palline. Spieghiamo come funziona. Sono due palline, una che rimbalza, che sono totalmente di due materiali diversi. Quindi lo spettatore lo capisce immediatamente che le hai scambiate. Questa rimbalza e questa no. Quindi una la tieni nascosta qua, così, e fai il gesto per scambiare i dadi. Quindi Esatto. prendi il thumb switch e glielo lasci. E porti via Sì, ma Jack, non quell'altra. lo farei neanche. Neanche a nessuno mai. Io non ho capito, cioè, tu apri e ci sono Sì? delle immagini sfocate, sembrano in movimento. Sì? Ah, aspetta. Keep Keep, the prendi. Aspetta, vediamo il mio back best border of inglese. the plastic car. Ok. Ci serve un pezzo. Keep the black border of the plastic car paralleling with the upper black frame moving it slowly to the right. Allora, Allora, scegli. Jack, vedi questo omino No, qua? il cavallo che cammina. Mettilo qua. Cavallo, vai.
Mettilo qua e vedrai il cavallo camminare. Aspetta. Speriamo che sì, no? E vedrai il cavallo correre. Adesso Zach, ti faccio vedere come si fa a galoppare un cavallo. Fallo galoppare, aspetta, bro. Aspetta, perché qui... Ma non galoppa una minchia. Dai, raga, ma è una porcata di quelle atroci. Poi spiegami che disegno è questo. Cioè, cos'è? Lì vedi uno che spara. Ah, un pompiere, un pompiere. Bro, ma io non vedo niente. Perché ma che best-seller è? Ma perché sono molto... Ma secondo me stiamo sbagliando qualcosa, raga. Keep the black border of the plastic card paralleling with the upper black frame, moving it slowly to the right. Cioè, è terrificante. Raga, ma è fatto malissimo. Terrificante. Raga, è terribile. Cerchiamo un elicottero. Forse la barchetta? Stiamo perdendo del tempo. Oh, però questa funziona. Questa va, raga. Questa va. Sì, guarda le bandiere. Questa va. Proviamo il chairbooks. Questi sono fatti troppo male. Ma questi non puoi capirli. Proviamo questo. Sì, dai. Un pochino. Raga, soldi totalmente buttati. Jack, se prendevi questi soldi e li lanciavi nel canale qui dietro, è uguale. Bro, altro giro, altra corsa. Bro, io vado di questo. Ma no. No. Floating fiammifero. Bro, beccati il miracolo. Vai. Appoggio un fiammifero. Sì. Con la forza del pensiero. Oh, bello questo. Fiammifero vola. Fatto sempre un pochino da panico. È fatto da panico. È terribile. Sai cosa? Cioè, si proprio traspare da fuori che è fatto che male. Che è fatto malissimo. Però figo perché... Cioè, l'idea c'è. Bello. Mi piace. Sembra palesemente un mazzo di carte, no? Sì, se tu lo tieni così, secondo me, meglio. Lì. Sì, guarda. Sembra palesemente un mazzo sembra di carte. Sembra palese... Cioè, palesemente. E poi tu... Lo cartocci? Sì, no, è figo in realtà, Ci sta. In realtà è figo. Ci sta, però è fatto malissimo, cioè non è che... Beh, guarda che in realtà è come l'originale, Sì. Prendi delle carte bicycle bianche. No, scusa, rosse, da qualche parte, tipo... È che non so se ne hai di matti qua. Bro, bicycle rosse. Bicycle rosse? Non ci sono? No, quindi hai soltanto... Non mi sembra. C'hai 2-3 modiano. Dove tu dici, guarda, ti faccio vedere un modo per far sparire un mazzo di carte. Beh, potrei prendere una carta alla volta e buttarla finché non me ne rimane sarebbe nessuna. Dispendioso. Sarebbe dispendioso. Però in realtà io potrei fare così. Beh, sì, e sì, il mazzo sì. Scompare. Ci sta, in ci realtà sta. È magica come roba. Sì, sì. Ci sta, vero? È magica, però l'ha sempre... Ancora i dadi, vediamo. Le istruzioni non sono chiare. Qua credo che abbiamo bisogno di Hyde. Proviamo con un miracolo. Vai. Nel tempo che Hyde cerca di capire. Sono tre carte. Sì. La donna di cuori è l'unica carta bucata. Bello. Vedi che ha il buco la donna di cuori. Uno come te riesce a seguirla bene. Sì, sì, sì. Ti faccio la domanda, dov'è la donna di cuori? Lì, è bucata lì. Io non ho parole. Cioè io non riesco a esprimermi. Questa è la copertina. Questa è la copertina, raga. È terribile. Zach, devo dire che stai investendo bene i tuoi soldi. Sì, è vero. Andiamo con l'ultimo. Vai. L'ultimo. Io adesso vorrei fare una parentesi se. Cioè, secondo te, in che situazione si possono usare questi giochi? Solo in questi video. Solo in questi video. No, ma secondo me, sai, questi sono i classici giochi che li che compra per capire come funziona quello vero. No, neanche. Li compri come... standard kit della magia. Cioè per la gente comune questi sono i classici giochi che puoi comprare. Ok. Cioè sono i giochi che puoi comprare in qualunque gioco di negozio di giocattoli. Ok, sì. E sono terribili ovviamente. Sono terrificanti. Però questo che roba. No, che figo. Si è fulato da solo. Oh mio Dio. Si è fulato da solo. È figo. No bro, è bellissimo. È fighissimo. Se questo lo fai un bambino ci rimane. Come funziona? Ok. È usa Z. Bro, ma questo è rompibile in 2 secondi. Cioè è anche piegato, Fai una presentazione seria. Sì. Allora, Jack, sono qui col mio giullare di corte. Ah, ok. E ti chiedo, ce l'hai un po' di vernice, no? Sì, pieno, però, guarda qua. Quella finta, esatto. Ah. Magari è un bambino, gli dai un po' di vernice finta e dici, spennella questo disegno e ta-da. Bellissimo. Ma guarda qua, raga, questo è stramagico. Fatto, cioè, secondo un bambino gli piace tantissimo. Sì, secondo me un bambino impazzisce questa roba. Hyde, vieni a concludere il video col miracolo. Allora, mi dà che non l'ho interpretato così. Ah, perché questi giochi vanno a interpretare. Questo non serve un cazzo. Ok. Allora, praticamente così. Tu prendi questo, lo riempi. Quindi lo riempi di dadi. Lo riempio di dadi, no? Poi vedi c'è questo. Sì. Tu cacci questo qua. No. Sì. E poi praticamente te li metti in fila. Poi cosa fai? Questo in realtà puoi lasciarlo qua ancora. Sì. Riempi questo. Ah, è figo, per fare la torre di dadi. Esatto, lo ripiazzi lì.
Ok. È semplicemente un impilatore di... Bello, ok. Bello. Manca un dado. Bro, non si è visto niente da nessun angolo. Però come ho capito, no? Ho capito. Hai capito, no? Guarda, mi fa fare le torri. No, io credo di aver capito una cosa in realtà. Se lavorasse economia del movimento, tu non faresti prima fare una torre da solo? Assolutamente sì. Vabbè, comunque terribile. Secondo me si usa così. Cioè più o meno sì, è un impilatore di dadi. Sì, impila i dadi, esatto. Cioè, non potevamo finire il video con roba peggiore. E poi lo fai, cioè è vero, se lo copri puoi tipo far vedere che è vuoto, che qualcosa, boh, e poi vai tac. Bene raga, questo video ancora una volta è per fortuna vostra e nostra, è finito. E ringrazio Sbard. Per fortuna no, perché se stanno guardando adesso sì, sono arrivati sì. Qui quindi. Esatto, io vi una ringrazio preghiera. Per aver visto il video e seguite lo zio Sbard, grazie Hyde. E noi sì. Ci vediamo forse, spero, mai. Ciao. Ciao.